Ben ritrovati a tutti, amici appassionati di corsa su strada, amici appassionati di atletica. Siamo ad Alzano San Paolo, il paese dell'Interland di Bergamo, dove fra poco inizierà la 6 ore di corsa ad Alzano a favore del centro di ipovedenti. Ed è qui, proprio questa 6 ore è stata organizzata dal gruppo di amici, di appassionati, per portare quella sensibilità, quella solidarietà e soprattutto per dare il grande piccolo contributo a quello che è lo sviluppo di questo centro. Avete visto anche nelle immagini della nostra EMI, gazebo, diciamo così, tutto quello che è il parco qua del comune di Alzano, che è stato messo a disposizione proprio dal municipio come location alla manifestazione. Dietro a noi c'è la sede degli Alpini di Alzano San Paolo, dove appunto è allestita la gestione pratica della 6 ore. Una 6 ore che inizierà proprio poco oltre, anzi diciamo proprio durante l'ora di pranzo alle 12.30 e si protrarrà dunque alle 18.30. È una manifestazione forse, se vogliamo, anche un po' nuova per quanto riguarda il suo insieme, ma una manifestazione che già l'anno scorso ha suscitato un grande interesse e siamo sicuri che sarà così anche per quest'anno. Allora, vediamo subito qualche immagine qui prima della partenza per poi andare a seguire i primi giri di questo tracciato. Ed eccoli qua schierati gli atleti pochi istanti prima della partenza. Vi ricordo, in totale circa 300, sono 192 che vanno a comporre le 32 squadre da 6 elementi ciascuna, poi ci sono 108 atleti che affronteranno le 6 ore di corsa individualmente, dunque per loro sarà davvero una bella faticaccia, tra virgolette. A poco prima della partenza c'è un bel momento davvero di solidarietà, praticamente viene consegnato al dottor Carceri, direttore della parte oculistica all'ospedale di Bergamo, di cui il centro di ipovisione di Alzano fa parte, viene consegnato un assegno di 1000 euro che è il ricavato della manifestazione 2016, questa manifestazione è la prima edizione della manifestazione organizzata appunto dalla DIF-Event. Sentite in sottofondo le parole del vice sindaco di Alzano, il signor Lucio De Luca. Presenti ci sono, oltre al dottor Carceri, c'è anche il signor Fabio, che è il marito della dottoressa Fabiani, direttrice del centro di Alzano, la signora Donatella, che è la volontaria responsabile dell'associazione Arlino, e la Simona Pievani, che è l'organizzatrice dell'evento. Ecco, viene sottolineato proprio l'importanza, mentre vedete in maniera simbolica l'assegno di 1000 euro che viene consegnato proprio al centro di ipovisione. E adesso sentiamo il dottor Carceri, direttore della parte oculistica dell'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Divisiva è diretto dalla mia collaboratrice, la dottoressa Fabiani, che si scusa ma di assente perché è stata convocata dalla ministro Lorenzin per questo pomeriggio. Nel centro viene eseguita la prevenzione, la diagnosi e la cura di malattie diciamo, progressive che portano all'ipovisione grandi attività, e chi di voi farà il giro bendato si medesimerà un po' in questa condizione. Ancora in bocca al lupo a tutti e vi auguro buona gara. Allora, simbolicamente consegniamo al dottore l'assegno, anche al marito della dottoressa Fabiani, l'assegno della somma l'anno scorso. Speriamo che anche quest'anno ci sia sufficiente un'altra raccolta per altri progetti. E passa la parola a Simona Pievani, organizzatrice di DIF Event. E qui Simona Pievani, dicevo, della DIF Event, l'altro evento, organizzatrice della manifestazione. Suggerisce a tutti gli atleti come si svolge il giro attorno al paese di Alzano San Paolo, con il passaggio all'interno del parco per gli atleti che devono essere bendati. È una, dicevo, una formula anche in sede di presentazione, una formula un po' nuova, perché per far capire le difficoltà che hanno i ragazzi e hanno le persone, insomma, che hanno diciamo questa problematica dell'ipovisione, vale a dire il non vedere assolutamente. Quest'anno non c'ero soltanto al primo mattino e alla sera
inoltrata, ma l'anno scorso ho provato una, diciamo così, l'ho provato anch'io, insomma, prendere semplicemente un caffè bendato, e vi posso dire che è una sensazione incredibile. E forse noi, che ci forse non lo sappiamo, ma siamo veramente fortunati, non ci rendiamo conto delle difficoltà che possono avere tutti questi signori che hanno questa problematica. Bene, preamboli giusti e doverosi, ed ora la gara. E avete visto poc'anzi la partenza di tutti coloro che hanno voluto esserci per quanto riguarda questa seconda edizione della 6 ore di Azzano San Paolo. Devo correggermi, vi avevo detto che erano più di un centinaio coloro che hanno affrontato la gara individuale, invece no, sono soltanto 61 che hanno deciso di passare 6 ore chi correndo, e quelli più preparati, quasi tutti devo dire, chi invece l'ha affrontata magari con un po' corse, un po' poi con il passo, senza dover rendere troppo giustizia all'orologio. E adesso andiamo a vedere, perché la curiosità che mi impone di parlarvi per quanto riguarda questi prossimi minuti è quella dei nomi che hanno voluto dare alle squadre, tutti coloro che si sono iscritti proprio per fare la gara a squadre. Vi dicevo che ogni squadra doveva essere composta da 6 elementi e che erano 32 le squadre iscritte, vale a dire insomma 192 persone. Allora, il team numero 1 era Keidel Guru, e poi il team numero 2, il team Brutte Persone, i Potentis, quelli con il numero 3, il team 4, i Freebrunners, e poi i Podisti Insonni. Insomma, c'era veramente di che così passare, anche sotto l'aspetto goliardico, passare dei momenti veramente belli. I podisti dei due castelli Weiss, i due castelli Stut Pils, quelli del Laz, quelli del martedì. Poi ancora martedì, poi c'era anche chi insomma voleva essere un po' più serio, come il team 13, l'atletica di Stezzano, insomma. Poi le tartarughine run, i bradipi, gli atmosferici. Poi una curiosità, il team 20, erano gli spaiati. E poi ancora vado avanti, i quarti per caso, il team 26. I Majors for Special People, il gruppo podistico di Sabbio, il team 29, il team 32 e il team 31 erano gli amici stellati, con Daniele Stellato che faceva da guida, diciamo, il giovane
stellato e il Team 32 e i Road Runners. Questi nomi più svariati, poi naturalmente in mezzo a tutti questi nomi che vi ho dato c'erano sei atleti che, come la Isabella Labonia, che sicuramente non è una di quelle che va piano, insomma, ma mi è sfuggito l'occhio proprio su questo nome, ma poi c'erano anche chi la vuole affrontare, insomma la gara l'ha voluta affrontare, come ho detto, più che altro con spirito goliardico, che era poi quello che forse più degli altri interessava. C'erano tanti atleti, tante atlete anche al femminile, che erano però per quanto riguarda le squadre. Per quanto riguarda invece la gara individuale, e adesso vado a darvi dei numeri, la gara individuale, gli iscritti a livello individuale, eccoli qua, che hanno voluto fare le 6 ore, pensate un po', erano in 13 le donne. Si andava da una fascia di età, non vi dico chi era, ed è una fascia di età del 1961 a una fascia di età dei più giovani, e sto guardando 1985. Questo il femminile singolare. Per quanto riguarda invece il maschile singolare, allora c'erano praticamente, si andava, vediamo di capirci, classifica 6 ore no per team, i maschili, eccoli qua i maschietti, mi erano sfuggiti, chiedo scusa, erano infatti 44 alla partenza, all'arrivo, erano qualcheduno in più alla partenza, però piccole defezioni. E qui come fascia di età si andava, allora vedo un 1964, anzi attenzione, vedo 2 1959, insomma signori miei, 3 1959, e questo signore, tanto è un uomo, lo possiamo dire, Luigi Rota, classe 1955, e allora facciamo i conti e sono 62 anni per lui. Sto guardando anche Longhi Floriano, classe 65, li batte tutti, Danilo Testa, classe 53, con il pettorale, e ricordatevi, col pettorale 146. E poi andiamo più giù, andiamo a scoprire se c'è qualcheduno, ancora un 55, Luigi Rocca, un 54, ed è il mitico Lucio Bazzana, non ha voluto mancare, Lucio Bazzana, pettorale 154, anche lui presente, classe 1954. E poi vi dirò, naturalmente, fra un po' vi racconterò anche i tempi, perché poi qui la lotta era naturalmente su quanti chilometri percorrevano nelle 6 ore, e naturalmente si va dai quasi 70 chilometri del più bravo ai 20 e poco più del meno bravo, perlomeno quello che non ha voluto, insomma, però 20 chilometri, va bene, 6 ore si possono fare, ma i quasi 70 chilometri, questo al maschile e la gara individuale. Per quanto riguarda la femminile, la gara femminile individuale, si vanno dai 10 chilometri, anche perché hanno corso soltanto 10 giri, pertanto un chilometro al giro, si fa presto i 10 km di coloro che comunque hanno fatto una, sono state lì, non proprio 6 ore, però hanno fatto anche loro una buona gara, a invece i 56 km della vincitrice. È presto per parlarvi, per darvi dei nomi, eccetera, eccetera, perché mi sembra giusto, insomma, che si possa così vedere qualche immagine prima di sputare delle sentenze, concedetemi questo termine. Come potete vedere, la nostra Emi segue tutti i vari passaggi, ha fatto il giro, sta facendo il giro del paese, del percorso, un chilometro, vi dicevo. Per quanto riguarda le squadre, vi darò poi alla fine, perché poi ci sono le squadre miste, le squadre maschili, le squadre femminili. C'è una squadra femminile con il miglior tempo, e questa qua, quegli amici dell'Avis di Treviglio, la squadra A, hanno fatto, è vero che erano in 6, nemmeno in 5 anzi, nella squadra, però hanno fatto davvero tanti tantissimi chilometri nelle 6 ore e poco più, 6 ore e un minuto, che sono andati alla conclusione. Poi erano 5 le squadre femminili, tutte femminili le squadre, erano invece 13 le squadre, all'arrivo questo, le squadre maschili, con, signori miei,
questi amici qua di cui vi dirò fra poco, ma ragioniamo su questo, nelle 6 ore 2 minuti e 38 hanno percorso 91 chilometri ed è davvero un bel, diciamo così, un bel tempo, ma soprattutto un bel andare. Poi le squadre miste, ce n'erano 14 in gara le squadre miste, e la prima squadra mista ha percorso nelle 6 ore poco più e 2 minuti quando sono giunti al traguardo, perché le 6 ore scoccava, non potevano continuare. Poi naturalmente c'era chi arrivava dopo 6 ore e 3 minuti, dopo 6 ore e 5 minuti e così via. Però le 6 ore e 2 minuti appunto hanno sancito l'arrivo di una squadra, della squadra mista, hanno percorso questi nostri amici 83 chilometri, il che è tutto dire, insomma 83 giri per 83 chilometri. Insomma davvero un bel modo per anche mantenersi in forma, ma soprattutto, come ho detto, visto che c'era una precisa indicazione di solidarietà per quanto riguarda appunto questa seconda edizione della Serie di Azzano, il messaggio è stato recepito da tanti, anzi direi da tutti. E adesso una doppia intervista realizzata con i primi cittadini di Azzano. Ed eccoci qua, mentre è in corso la gara, vedete un grande movimento alle nostre spalle, fra poco arriveranno gli atleti che andranno a compiere uno dei tanti giri di questa 6 ore di Azzano. Siamo in compagnia dei primi cittadini, lo dobbiamo dire, di Azzano San Paolo, la signora Simona Pergreffi che è il sindaco e Lucio De Luca che è il vice. Naturalmente iniziamo dal sindaco, non tanto per la carica ma proprio per diciamo così, per galanteria, bravissimo. Allora, un bel avvenimento che arriva per la seconda volta sul vostro territorio, e mi pare che, guardando insomma quello che succede in queste prime battute della gara, mi pare che il movimento ci sia. Decisamente sì, ma è anche una cosa molto sentita sia dagli appassionati runner professionisti, ma che coinvolge comunque anche le persone che magari non sono i professionisti, però che uno spirito veramente di collaborazione, di anche di beneficenza, si uniscono per questo tipo di manifestazione, ed è bello perché vivacizza comunque sempre il paese, poi lo sport è sempre lo sport. E lo dobbiamo dire, arriva in un contesto di quello che è il paese di Azzano, che è già comunque bel movimentato per quanto riguarda lo sport. Parecchio movimentato per quello che riguarda lo sport e per quello che riguarda gli eventi. Ne abbiamo avuto, grazie anche al vice sindaco, che è lui che se ne occupa nella maggior parte, lui e l'assessore Francesco Persico, che sono quelli che si occupano proprio tra eventi sportivi e culturali. Abbiamo avuto un'estate intensissima di eventi, da non avere quasi una sera libera in quello che è Azzano San Paolo, per cui insomma vive, il paese che vive proprio nella... Allora, sotto questo aspetto mi piace sottolinearlo, insomma la sedia non scotta, è abbastanza tranquilla la sedia di primo cittadino del paese. No, signor, va bene, noi siamo un bel gruppo che sta andando avanti da tanti anni, e quindi di conseguenza siamo belli, belli carichi e senza problemi. È una battuta, chiaramente, insomma, questo anche perché il vice sindaco non vuole arrivare a quella poltrona lì per il momento. Ma assolutamente no, gliela lascio tranquillamente a Simona Pergreffi, che l'ha fatto egregiamente fino ad oggi. Allora parliamo seriamente. La squadra alle spalle. Ecco, a proposito di squadra, ieri è nata la bimba, la prima bimba del nostro assessore Francesco Persico, che è l'assessore allo sport, e quindi tanti auguri al neo papà e neo mamma. Doppi festeggiamenti insomma per questa nascita importante e soprattutto anche per questa giornata comunque importante, che ha, come del resto ha sottolineato il sindaco nel mirino, davvero questa voglia di fare, di comunicare, di lanciare dei messaggi importanti anche a favore del centro. Dentro i ipovedenti che avete qui sul vostro territorio. Sì, ne abbiamo già appunto parlato anche nel corso dell'edizione scorsa, è un centro di eccellenza dove si fa tanta sperimentazione anche con una rilevanza non soltanto locale ma sia italiana ma anche internazionale. È interessante magari, se ci sarà modo di parlarne, vedere anche i progetti che stanno portando avanti, che sono progetti che mirano a dare una maggiore indipendenza ai ipovedenti, ai non vedenti, con le nuove, attraverso le nuove tecnologie.
tecnologie, e sono, è per questo che vogliamo a tutti i costi dare anche più visibilità a questo centro, che per noi è un orgoglio avere sul nostro territorio. Certo, nel contesto di, quelli che, di quello che è, visto che il centro dipende dall'ospedale Papa Giovanni, nel contesto già di tante eccellenze che già all'ospedale di Bergamo ci sono. Esatto, di fatto poi è diventato un'unità operativa, per cui chi entra nel centro di provvidenza qua d'Azzano entra nell'ospedale di Bergamo. Allora, adesso parliamo effettivamente della gara, perché ci sono tante belle piccole novità, insomma, il percorso collaudato, però parlavamo prima della, appunto di entrare nell'intervista, che un gruppo di sindaci dei paesi vicini, Alzano compreso, cosa fa? Ma infatti, intanto mi piace far presente che è una manifestazione che è entrata nella simpatia dei corridori e non corridori. E nonostante ci sia una manifestazione importante come la Stra Bergamo domani, comunque in tanti hanno voluto partecipare. In questa edizione c'era già stato un anticipo l'anno scorso, dove aveva già corso il sindaco di Orio al Serio. C'è stata l'organizzazione di una squadra organizzata tutta quanta, cioè composta tutta quanta da sindaci, che ha la finalità, oltre che divertirsi e promuovere comunque la manifestazione e lo sport in genere, anche di raccogliere fondi per un'associazione che si occupa di disabilità. Certo, sempre solidarietà, vedremo anche il sindaco allora in gara di Alzano, giusto? Facciamo che facciamo un po' il coach io. Se la cavano sempre. Sì, in qualche modo sì. Comincia a diventare un po' troppo politica come personaggio, come primo cittadino. È comunque una donna, sa muoversi. Indubbiamente. Allora, i numeri sono ancora quelli importanti, la location è davvero bella, perché qui hanno modo di sgranchirsi le gambe con tutti questi gazebo che sono stati allestiti, insomma c'è davvero una bella location, una bella area a disposizione. E dobbiamo anche ringraziare tutti i volontari che ci sono per questa manifestazione, perché di fatto bisogna ricordare anche che gli alpini, il gruppo di alpini di Alzano San Paolo, stanno dando un grande supporto sia per quanto riguarda l'organizzazione di tutta quella che è diciamo la ristorazione, e poi bisogna ringraziare anche i bersaglieri della città di Seriate e di Azzano, che si occupano della sicurezza e del presidio del percorso. Insomma, l'appetito viene mangiando chiaramente, e il movimento che c'è fa pensare che non sarà, come del resto era già successo l'anno scorso e quest'anno ne è la riprova, non sarà una meteora questa manifestazione, ma un obiettivo senza strafare, un obiettivo ben ponderato. Ci auguriamo che sia una manifestazione che continui nel tempo, perché è importante sia per dare più vitalità al paese, ma anche e soprattutto perché diciamo stimola questo senso di solidarietà da parte della comunità. Allora chiudiamo, abbiamo iniziato quasi con una battuta, chiudiamo con una battuta, ma è bravo il vice sindaco o gli decurtiamo un po' lo stipendio? Decisamente bravo. Facciamo la stessa domanda al vice sindaco nei confronti della prima cittadina. Penso che in quasi 9 anni l'abbia dimostrato per conto proprio, e il sindaco ha senza dubbio portato avanti questo paese nel migliore dei modi. Perciò scade il secondo mandato fra poco? Quando? Nel 2019. Allora c'ha ancora 2 anni di tempo e può dimostrare ancora tante cose, giusto? Non solo lei, ma l'intera giunta. L'intera giunta, certo. Sì, come ha detto giustamente il sindaco, poi naturalmente chi ha visibilità sono sempre le stesse persone, però bisogna parlare di una giunta che effettivamente è sempre stata molto attiva anche concretamente, perché quando ci sono gli eventi, quello che magari non si vede è che ci sono assessori e consiglieri che sono in giro a montare strutture, a ripulire strade, per cui devo dire che noi ci siamo trovati assolutamente con un gruppo veramente efficace. Insomma, avranno anche una sedia in giunta, però sono i primi a tirarsi indietro le maniche. Sono i primi che si sporcano le mani, sì. Grazie al vice sindaco di Alzano, complimenti, la prima cittadina è stata chiamata al cellulare, la salutiamo noi da lontano, e grazie anche per diciamo così l'organizzazione, la location e questa bellissima giornata che sicuramente sarà tale. Grazie a voi. Thank you.
Come state vedendo anche dalle immagini, la nostra Amy con la sua telecamera sta facendo il giro del percorso a ritroso, in modo che appunto tutti i runners hanno la possibilità di essere appunto ripresi, di far capire che la loro presenza, è vero, sarà anche sotto, per certi aspetti, sotto l'aspetto goliardico, se vogliamo, ma sicuramente c'è anche dell'impegno, della preparazione, c'è anche della voglia di fare anche un po' di movimento, che questo non guasta assolutamente mai. Vedete anche diciamo il centro del paese di Azzano, perlomeno la zona nevralgica, proprio di fronte c'è il palazzo comunale, come vedete anche da queste immagini. E naturalmente è un sabato pomeriggio e le strade sono state chiuse per evitare, perlomeno parte delle strade, per evitare qualsiasi inconveniente con il traffico che comunque nel centro adiacente, nel centro del paese adiacente a Bergamo, è sempre abbastanza, diciamo così, abbastanza insistente, come del resto in tutti i paesi. Un paese di Azzano che ha questa specificità proprio dell'essere vicino all'aeroporto di Orio al Serio, paese confinante, essere vicino alla città, soltanto 3 km per andare quasi nel centro della città, e dunque la posizione è certamente strategica, nevralgica se vogliamo, ed è un paese che ha conosciuto anche uno sviluppo non indifferente negli ultimi anni per quanto riguarda l'aspetto delle costruzioni, l'aspetto delle nuove case e naturalmente anche l'incidenza demografica. Questo lo dobbiamo dire. Bene, visto, io vorrei poi precisare una cosa, non è, sì, posso dirvi, questo signore per carità ci mancherebbe con il 115, il signor Roberto Baronio, però credo che chi sta vedendo il filmato poco gli interessi sapere che questo signore è, vediamo che numero ha, perché devo andare poi a prendere i numeri per capirci qualcosa, perché non tutti li conosco, anzi per la verità ultimamente non sto conoscendo assolutamente nessuno, o perlomeno la memoria mi sfugge spesso e sovente con i nomi, allora faccio fatica. E lascio a voi, insomma, questo signore è il 149 ed è Simone Leo, classe 1978. Invece questa è la signora Daniela Sansottera e Monica Ghezzi. Non dico l'età, se la stanno prendendo comoda e insomma ne ho già parlato del loro tempo, che non sarà certamente quello fra i migliori, però insomma loro c'erano e questo era importante. Direi, visto che non c'è molto da raccontare se non darvi i nomi, insomma, e certamente farvi così partecipi di quelli che potevano essere i tempi, anche se questo è relativo, io direi di andare ancora con qualche brano musicale e poi sentirci magari verso, diciamo così, verso la fine di quella che è la vera e propria gara. Thank you.
I più attenti non sarà sfuggito che anche sotto l'aspetto dei brani musicali abbiamo cercato di, diciamo così, rianimare un po', non tanto per quanto riguarda la gara, perché questa non ne ha bisogno, ma rianimare il filmato e soprattutto andare alla ricerca un po' di tutti i gusti, insomma, dalla musica un po' più accesa, vivace, alla musica un po' più soft. Comunque, se non ci siamo riusciti, perdonateci, il nostro intento era quello. Intanto, attenzione, vedete là il campanile della chiesa parrocchiale di Azzano e questa in primo piano è proprio questa clinica, questa diciamo così, punto di eccellenza, come abbiamo detto prima. Questo centro di ipovisione a livello nazionale e internazionale che è stato costruito un po' di tempo fa e che adesso è diretto dalla dottoressa Fabiani, una persona davvero squisita. Io ho avuto modo di parlarci, quest'anno si è scusata, infatti ha mandato il suo marito, lei non c'era, era un convegno e si è scusata per non esserci, ma una persona che davvero è certamente capace anche di gestirla nel modo migliore. Poi una persona soprattutto con i ragazzi che sa davvero quello che deve fare, insomma veramente preparata, e questo fa immensamente piacere. Dicevo, un centro che è un fiore all'occhiello per quanto riguarda appunto queste problematiche legate alla vista, non soltanto l'ipovisione, ma anche proprio coloro che soffrono in maniera completa, insomma, della vista, cioè vale a dire che sono proprio ciechi in tutti i sensi. Solo quelli che non so adesso come si chiamano, non vorrei raccontare una stupidata, che vedono soltanto delle ombre, eccetera, invece quelli che hanno dei gradi diciamo così di ipovisione un po' più accentuati. Comunque dobbiamo dire che dietro a questo centro sono nate diverse diciamo associazioni, come l'associazione Arlino, dalla quale c'era presente, l'avete visto in precedenza, la signora Donatella, che è una delle responsabili, volontari responsabili, che aiutano in particolare proprio per la buona funzionalità di questo centro. E qui dobbiamo dire che anche sotto questo aspetto l'impegno un po' di tutti è veramente importante. Intanto ritorniamo alla gara, vedete che arrivano sul traguardo, accompagnati naturalmente, hanno tutti una benda, tutti questi in particolare hanno una benda, hanno fatto gli ultimi 150-200 metri bendati, naturalmente accompagnati, perché da soli andrebbero a sbattere, loro non sono abituati, e questo sta a dimostrare che i messaggi lanciati in questa gara, come dicevamo all'inizio, non sono soltanto quelli della gara, della competizione, chi arriva primo, chi ha la miglior gamba, eccetera. Qui si tratta di sensibilizzare anche chi è fortunato come noi, penso, e tanti di voi, perché per fortuna non è che non sono in tantissimi ad essere sfortunati, praticamente chi è fortunato cerca di capire, quando mette questa benda sugli occhi, quali difficoltà possono incontrare gli atleti o perlomeno tutta la gente, senza essere un atleta, la gente che semplicemente ha questo problema e che deve vivere la vita quotidiana. Ecco, questo è un modo come un altro per far capire l'importanza di questo centro e di quello che si fa in questo centro. Un centro che, lo ripeto ancora, dipende dall'ospedale Papa Giovanni XXIII, e infatti non a caso il direttore del reparto oculistica, il dottor Carceri, era lì appunto oggi a, diciamo così, a spiegare le buone ragioni di questo centro e soprattutto far capire l'importanza di queste manifestazioni che anche con un piccolo grande contributo che sia riescono a dare un nuovo fermento, un nuovo diciamo così un nuovo indirizzo anche per quanto riguarda la gara, l'evento sportivo e nel suo insieme. Ancora un brano musicale, poi ci portiamo verso la conclusione con le premiazioni. Thank you.
E nel commento ho commesso un grave errore, perché prima delle premiazioni, attenzione, sono trascorse 5 ore, 58 minuti e 24 secondi e chi arriva vedete che qualcheduno rallenta appunto il passo per arrivare dopo le 6 ore, altrimenti dovrebbero fare un altro giro. E insomma, il che è tutto dire, vedete che arrivano dopo le 6 ore esatte di gara e qui viene registrato il tempo percorso, viene registrato quanto ci hanno impiegato sia per quanto riguarda le gare individuali sia per quanto riguarda la gara a squadre, la gara a staffetta se vogliamo. Eccoli qua anche questo signore che è un carissimo amico, che lo saluto, anche lui bendato e naturalmente a dimostrazione, come ho detto prima, ecco anche le mamme con i bambini che magari gli hanno dato la mano negli ultimi 200 metri e vanno a percorrere questi 200 metri con il bambino, anche questo è importante cominciare a spiegargli, perché sicuramente i bambini, piccoli che siano, si sono chiesti ma perché mettono la benda sugli occhi, e allora la mamma o il papà deve spiegargli il perché e il per come, e poi da lì può nascere insomma anche le domande più importanti per i bambini, che certamente sono in grado di capire appunto il significato di questo gesto. Bene, siamo in conclusione, fra poco come vi dicevo ci saranno le premiazioni e proprio nel momento delle premiazioni noi vi racconteremo le varie classifiche. Ripeto, non c'erano premi di assoluto rilievo se non il premio di partecipazione per tutti coloro che c'erano, qualche riconoscimento, qualche targa eccetera, che per carità ci può stare, però niente di che, però dobbiamo dire che la sensibilità di queste persone, ecco questo signore che se la cava diciamo non proprio bene, si vede che ha fatto tanti giri, perché poi c'è da tenere presente anche quello, uno se parte sa che deve fare 5 km, 8 km, sa come deve fare e sa come deve affrontare la gara, dove può arrivare, ma qui 6 ore se vuoi insomma spingere un pochettino devi fare i conti anche con una preparazione che magari non è al top. Comunque è giusto che ci sia anche questo modo di prepararsi o perlomeno presentarsi alle gare. Adesso ancora un brano musicale e poi le premiazioni con le classifiche, via. Si stanno completando gli arrivi e poi tutti al momento di relax, anche se prima c'è il momento giusto, il tempo giusto per visitare la sede degli Alpini di Azzano San Paolo, che come consuetudine insomma ricorda un po' quelli che sono stati i tempi andati, anche le difficoltà e soprattutto i tanti, diciamo così, che non sono più tornati a casa, ma che voglio ricordare anche un grande corpo e soprattutto il gesto e cosa ha fatto per la nostra nazione questo corpo alpinistico. E poi il tempo per sedersi, insomma mangiare una pasta party, come ormai viene chiamato da parte degli organizzatori, che si sono dati da fare, che sono riusciti a servire in tempo, nel tempo giusto, tutti coloro che hanno partecipato, tutti coloro che erano al seguito dei vari atleti o meno, insomma il momento di relax, il momento per confrontarsi su quella che è stata la gara e il momento anche dei ricordi. Un ricordo particolare poco prima delle premiazioni l'ha avuto l'organizzazione, proprio andando a trasmettere su questo monitor la figura
eccolo qua, del grande Franco. Franco che è stato ricordato e che l'anno scorso, partecipando a questa gara, l'aveva vinta individualmente, insomma, e credo che Franco Toni sia stato ricordato nella maniera giusta. Poi il momento delle premiazioni, e allora, a proposito di premiazioni, andiamo subito a parlarvi della gara individuale femminile. Ha vinto Gundi Steilberg con 56 km effettuati, al secondo posto Claudia Gibellini 51 km, terza Antoniette Harz 47 km, quarto posto per Luisa Ghezzi 44, quinta Marina Micheletti 34 km e poi seguono sesto posto per Caterina Pitton, settima Maria Francesca Carotti, ottava Anna Cordero, nona Silvia Bazzana, decima Alessandra De Ponti, undicesima Simona Cisana, dodicesima Monica Ghezzi e tredicesima Daniela Sansottera. Questo per la gara individuale femminile. Quella maschile ha visto la vittoria di Rosario Fratus con 68 km percorsi. Secondo Mauro Orsini, sempre nelle 6 ore, 67 km. Al terzo posto Marco Furio Piccoli, 66 km. Quarto Alessio Mandelli, 65. Al quinto posto Simone Cerea, 64. Seguono sesto Marco Carozza, settimo Pierluigi Peviani, ottavo Giovanni Battista Bonizzoli, nono Fabrizio Martini e decimo Giovanni Bestetti. E poi naturalmente andiamo a parlare e soprattutto a raccontarvi quella che è stata la classifica a squadre, e qui dobbiamo dire che la categoria femminile ha vinto l'Avis di Treviglio, la squadra A, con 76 km percorsi, secondo posto per la Podisti Due Castelli con 73 km e terzo le Desperate Runners con 70 km. Nella categoria maschile vince Morotens Friend con 91 km, 91 giri, al secondo posto i Top Runners della Pantera Rosa 89, al terzo i Podisti Due Castelli Pils 84 km, al quarto posto i Podisti Due Castelli Stot con 82 km e al quinto posto Kidel Guru con 80 km. Seguono le Rivelazioni con 78 km, Friens 76, Martedì Run 73, Friens e Fibre Runners 72 al nono posto e decimo i Quarti per Caso con 70 km. Nella categoria a squadre mista hanno vinto con 83 km i Potentis con 83 km 6 ore, naturalmente 2 minuti poco più. Al secondo posto Atletica Stezzano con 80 km, terza quelli dell'Azza con 79 km, quarti gli Amici Stellati 78, al quinto posto il gruppo marciatori Avis Kurnaschi con 77 km. Al sesto posto il gruppo podistico di Sabbio, al settimo gli Spaiati, all'ottavo quelli del Martedì, al nono i Roadrunners e al decimo i Podisti Insonni. Seguono poi altri gruppi con il quattordicesimo posto dei Braidi, tredicesimo Tartarughe Run, dodicesimo l'Avis Treviglio Squadra B e all'undicesimo i team Brutte Persone con 67 km. Insomma, davvero una grande giornata per gli appassionati runners, che si è voluto, che si è conclusa insomma ancora con tante premiazioni, tanti ricordi, tante strette di mano e così anche tanti momenti gioiosi, come dicevamo e come volevamo ricordare prima. La regia, quella della Diff Event, l'altro evento, si potrebbe dire differente, invece no, è Diff Event, l'altro evento, ed è l'egida della regia, è proprio sola, toccata a Simona, che davvero ha voluto ed è stata capace, eccola lì inquadrata col microfono in mano, è stata capace di dare un tocco anche personale a quella che è questa manifestazione, che ripetiamo ancora ha voluto essere vicina e ha voluto così portare una certa solidarietà al centro di ipovisione che a livello nazionale e internazionale, che è appunto ad Azzano San Paolo e che dipende dall'ospedale Giovanni XXIII di Bergamo. Bene, naturalmente i ringraziamenti sono anche per la nostra Emi Moretti, che ha curato tutte queste immagini e che naturalmente il grazie più grande è per appunto gli amici della Diff Event, che anche quest'anno mi hanno chiamato e soprattutto mi hanno permesso di raccogliere queste immagini e di commentare questo servizio che noi vi abbiamo proposto. Per questo vi ringraziamo e naturalmente vi diamo l'appuntamento alle prossime manifestazioni, podistico o non, basta che ci sia sport, noi ci siamo. Grazie, buona serata.